Buongiorno, è un po' complicato in poche parole descrivere un romanzo di vita, perché questi sono stati anni davvero straordinariamente esemplari e significativi per me e per noi. Ricordo ancora il primo giorno con Vittorio che si entrò qua e quindi sembrava impossibile, devo dire la verità, che si potesse arrivare a questo obiettivo. Se questo obiettivo è stato raggiunto perché ci sono persone con dei volti che hanno creduto, e i primi sono ovviamente il Comitato Vele, Antonio, Lorenzo, Omero, Patrizia, Salvatore, Rosario, tutti gli altri, ovviamente la Giunta e la maggioranza, insomma è un lavoro davvero di squadra, che è difficile fare un elenco perché le persone sono tante, ma rispetto agli ostacoli sembravamo veramente un gruppo di formichine che pensavano, come dire, di poter fare la rivoluzione contro poteri criminali, silenzi istituzionali, contro chi veniva qua solo a prendersi i voti nelle campagne elettorali. Guardate che non è stato facile, ci sono stati anche giorni di, non voglio dire di scontri, ma di conflitto sociale, di dialettica franca, aspra, ma la cosa più bella di tutto questo è che accanto a un risultato materiale, che è abbattimento e riqualificazione, c'è stata una costruzione di una comunità di rapporti umani. Io questo ci tengo a sottolineare, perché senza il rispetto reciproco, al di là dei ruoli, noi questo risultato non l'avremmo raggiunto. Ed è talmente potente questo risultato che stamattina la prima telefonata che ho ricevuto dopo che ho pubblicato un post su Facebook è della ministra Lezzi, la quale mi ha detto che il governo è a disposizione per mettere in campo qualsiasi risorsa aggiuntiva dovesse servire per migliorare ancora di più il risultato ottimale che abbiamo fatto. Perché racconto questo? Perché è il segno della potenza di quello che è in grado di fare Napoli. Noi adesso, mi auguro anche almeno oggi, con un sostegno adeguato della comunicazione per un evento così importante, si faccia capire al mondo che questo risultato è molto più potente di un colpo di pistola, perché per troppo tempo questa immagine è passata con Gomorra e Camorra. Questo è, io ogni volta che andavo fuori a fare dibattiti fuori Napoli, anche all'estero, e mettevo come esempio della democrazia partecipativa della nostra città il percorso tra Comitato Vele, competenze e professionalità della nostra città, tecnici e il comune, dovevo partire sempre dalla declinazione di dover spiegare, perché la gente era convinta, perché noi abbiamo già rotto abbastanza, almeno in città, questo muro, che qua dentro ci fosse un coagulo di criminali. Invece noi dobbiamo fare un plauso soprattutto alla capacità di resistenza, perché resistere qua dentro con questo degrado bisogna essere quasi eroici, e questo è il mio pensiero. Quindi noi come amministrazione non abbiamo fatto, come dire, noi non ci consideriamo di aver fatto un qualcosa di straordinario. Noi ci siamo con umiltà recati al Comitato Vele la prima volta, abbiamo avuto la capacità di ascoltare, voi avete avuto la capacità di credere in questa amministrazione ed è nata una commistione esemplare. Io credo che quello che è accaduto oggi è davvero particolarmente potente. Aggiungerei alcune cose finali proprio brevissime e chiudo. Per rassicurare tutti, chiaramente nessuno verrà lasciato fuori da questo percorso, ognuno avrà diritto alla sua casa, perché anche in questa città, con tutte le ristrettezze economiche, anche nel piano strategico della città metropolitana, abbiamo messo il diritto all'abitare come uno dei primi punti. L'abbattimento sarà un momento significativo, ma poi il momento più bello, su cui ovviamente confidiamo in un lavoro di squadra anche con le imprese che lavoreranno, è quella della riqualificazione di questo territorio. Vorrei aggiungere un'altra cosa importante che ha fatto la nostra amministrazione nelle delibere, quelle delle clausole sociali, perché nei lavori che si faranno alle Vele, come a Bagnoli, come a San Giovanni, devono lavorare anche le persone del nostro territorio. Questo è un passaggio importante. E quindi noi siamo abituati a declinare la lotta al degrado e alla camorra con i fatti, e credo che oggi il messaggio che da Napoli fa il giro del mondo è un messaggio, come ho detto anche prima e lo voglio ribadire adesso, che Scampia, Napoli, Comitato Vele e tutti noi vincono per 3-0 contro i poteri criminali, e aggiungo politici e istituzionali che per anni non hanno voluto fare questo, perché se ci sono voluti 35 anni, voi siete sempre gli stessi.
evidentemente è cambiato qualcuno che ha saputo ascoltarvi e darvi il giusto riconoscimento di rivendicazioni che non sono eccezionali, sono rivendicazioni di normalità. Quindi oggi noi stiamo scrivendo una pagina di normalità che chiaramente in un paese che è deviato è una pagina di follia, e noi ci abbiamo creduto proprio perché siamo stati folli. Quindi abbiamo convinto i governi, abbiamo convinto le istituzioni, ma noi non molleremo un centimetro, perché noi dobbiamo sempre avanzare. E quindi chiudo, mi fa anche piacere che quando vado, questo lo voglio dire, e sono andato recentemente in un altro quartiere difficile della nostra città, in tutt'altra parte, che è la zona orientale, molti cittadini abitanti hanno detto: ma perché non si può fare pure qua quello che si è fatto? Ho detto sì, e per poterlo fare innanzitutto vi dovete organizzare. Il modello che parte da qua è quello del Comitato Vile, cioè persone che si mettono insieme, che lottano, che si confrontano, e che non è vero che sono contro le istituzioni a prescindere. Le istituzioni sono fatte a donne e uomini, le istituzioni il rispetto te lo devono conquistare, non è perché tu sei il sindaco, il presidente della regione, il presidente del consiglio, cioè il rispetto delle istituzioni ci sta a prescindere, ma il rispetto che ti conquisti è quello con le lotte e con l'onestà e con la trasparenza. Io devo dire, anche io insomma mi capita di commuovermi ovviamente nel fare il sindaco in alcuni momenti, ma oggi lo considero uno dei giorni più importanti della vita della nostra amministrazione, e quindi davvero voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo risultato, perché sono persone che hanno contribuito anche con un sorriso, anche con un abbraccio, anche con una carezza, anche nei momenti più difficili, facendo capire che l'obiettivo si poteva raggiungere. Quindi da parte mia continuerete ad avere il massimo impegno perché tutti i tempi possano essere rispettati, e sono anche contento dell'impresa che si è aggiudicata questi lavori, un'impresa che aderisce a tutti i canoni previsti per la legalità, per contrasto al racket, alla camorra. Quindi qua dimostriamo anche che facciamo le gare rapidamente, che le facciamo con trasparenza, che non c'è collusioni tra affari, politica e camorra, che i disoccupati possono lavorare, che la insomma è un modello, viva Dio, in una città che pare sempre che debbano dire che vince la camorra. La camorra non è manco merda, perché se fosse merda almeno nascerebbero i fiori. Quindi voglio dire, chi sceglie i poteri criminali deve andare via da questa città. Oggi questo è il messaggio potente che voglio dare, e lo dobbiamo pure a una bambina che ancora sta lottando tra la vita e la morte per il criminale della nostra città. Grazie, viva Scarpia, viva Napoli, viva il Comitato Vile, viva tutte le persone che non hanno mai mollato e che mai molleranno.